Brendan Marrocco entra nella storia dei trapianti dopo il successo del doppio intervento che gli ha ridato entrambe le braccia. Il soldato americano di 26 anni, che aveva perso tutti e quattro gli arti in un attentato in Iraq nel 2009, è stato operato al John Hopkins di Baltimora. Non avere più le braccia ti porta via una parte enorme di te, una menomazione della personalità. Con le mani si parla, sostanzialmente si fa tutto, e quando non le hai è come se perdessi un po' te stesso. Marrocco, unico militare in servizio in Iraq ed Afghanistan ad essere sopravvissuto alla perdita delle due gambe e delle due braccia, è stato il primo caso di doppio trapianto riuscito alla John Hopkins. Per ritornare ad un uso completo delle braccia avrà bisogno di diversi anni, ma per ora il primo passo sembra già un miracolo.